sono Bruno Pasqualini, campione europeo di triathlon a distanza olimpica. Parteciperò a questo grande evento che sono gli European Master Games di triathlon sprint, dove praticamente svolgeremo 750 metri nel lago di Avigliana, dopodiché usciremo dal lago a piedi, faremo una transizione correndo verso la zona cambio, prenderemo la bicicletta, saliremo sopra la bici, ci metteremo le scarpe che sono già attaccate alla bicicletta, faremo 20 km di bici e ritorneremo nella zona cambio, scenderemo dalla bicicletta, lasceremo la bicicletta e le scarpe e il casco in zona cambio e percorreremo 5 km attorno al lago per finire questa bellissima gara. Usciti dall'acqua, la prima cosa che si fa è arrivare in zona cambio. È sempre obbligatorio mettersi prima il casco, indossare gli occhiali per chi li vuole usare, dopodiché si prenderà la bicicletta. Come vedete le scarpe sono già agganciate per una questione di rapidità, e quindi sono già agganciate, prenderemo la nostra bicicletta e ci avvieremo verso fuori dalla zona cambio e monteremo al volo sulla bicicletta mettendo i piedi scalzi sopra le scarpette, e quando avremo preso velocità metteremo i piedi dentro le scarpette. Sembra una cosa molto difficile, ci vuole un po' di esercizio, questa forse è la parte un po' più complicata. Alcuni hanno la posizionano così, altri le scarpette le posizionano per terra e se le mettono prima e corrono con le scarpette. Diciamo che per comodità molti, per abbreviare questa zona cambio, per essere sempre, perché comunque i tempi nella zona cambio devono essere ridotti possibile, tendono a lasciare le scarpette sopra la bicicletta. Noi siamo chiamati anche Ironman come definizione per la distanza. Comunque non è uno sport soltanto per super uomini o super donne, è uno sport per chiunque, chiunque si può affacciare a questo sport. È veramente uno sport divertente e adatto a chiunque. Sembra molto, diciamo, visto da fuori alle prime volte sembra una cosa estrema, vi assicuro che chiunque può affacciarsi a questo sport.